Grazie Presidente. Questa mozione contiene delle inesattezze. Noi non abbiamo stanziamenti dalla Protezione Civile, noi abbiamo e questi 15 milioni non sono dati come indica la mozione, scusate, 8 milioni all'associazione e 7 alle famiglie, ma vengono dati tutti alle famiglie. Noi abbiamo i soldi che ci sono stati dati dal governo e poi abbiamo i fondi aggiuntivi della Regione Lazio. Allora, noi non voteremo negativamente questa mozione per una serie di motivi. Innanzitutto, già stiamo facendo, perché già è stata mandata richiesta ai municipi e mi giunge notizia che quasi tutti i municipi hanno accettato che i fondi aggiuntivi della Regione Lazio vadano direttamente ai municipi e seguano l'iter della gestione dei soldi, degli stessi fondi che già, come già stanno facendo per quelli stanziati dal governo. Quindi questo punto già lo stiamo facendo. Oltretutto il monitoraggio quotidiano che tanto chiedevano è una cosa che sì, è vero, deve essere fatta per capire a quante persone riusciamo a dare soddisfazione, però è un monitoraggio in continuo divenire e come si sarà trovata una modalità veloce per poterlo rendere pubblico sarà reso pubblico, perché è più importante utilizzare il tempo per darli buoni anziché per far sapere quanti buoni abbiamo dato. Oltretutto, questa mozione prevede che i buoni per velocizzare possano essere distribuiti anche dalle associazioni. Ecco, questa è una cosa proprio fuori da ogni logica, fuori da ogni legge soprattutto, perché i buoni di per sé sono soldi. Un buono equivale a soldi e li possono consegnare solamente la polizia locale. E ci vuole tanto a consegnare i soldi a una famiglia, perché bisogna anche fare gli accertamenti che le persone siano quelle, perché è come se io ti stessi consegnando del denaro contante. E se lo dovessero fare delle associazioni, dovrebbero avere l'agente contabile e dovrebbero avere anche la possibilità e la mobilità di potersi recare agevolmente su tutta la città. Si stanno facendo dei ragionamenti in questo senso, ma in questo momento l'unica modalità possibile per poter velocemente, ma soprattutto in sicurezza, dare i fondi ai cittadini, buoni ai cittadini, è di farli distribuire dalla polizia locale. Quindi noi bocceremo questo atto perché sinceramente non vediamo i presupposti per approvarlo. Ecco, grazie.